Buonasera, benvenuti a 8:30. Buonasera, benvenuto Mario Monti, senatore a vita, ex presidente del Consiglio. Buonasera Beppe Severnini, vice direttore editorialista del Corriere della Sera. E buonasera Giovanni Floris, conduttore qui sulla 7 di martedì. Avete sentito, è durato 3 ore il confronto oggi di Conte con i PM di Bergamo. Allora ci chiediamo chi deve davvero temere questa inchiesta e può gettare un'ombra sul futuro del Presidente del Consiglio? Subito dopo la pubblicità. Presidente Monti, oggi i PM di Bergamo hanno sentito il Premier Conte per 3 ore sulla mancata istituzione di una zona rossa nella Bergamasca. E diciamo che il Presidente del Consiglio ha detto che ha chiarito tutto nei minimi dettagli e già ieri aveva detto che lui è sereno, e anche la PM Rota ha corretto un po' il tiro dicendo che lei non ha mai detto che spettava al governo istituire la zona rossa. Quindi, insomma, le cose si sembrano un po', la tensione si sembra un po' allentata, la pressione sul governo. E questa è l'idea che si è fatto anche lei, oppure Conte deve preoccuparsi? Non lo so, naturalmente, però l'idea che mi sono fatto da italiano e da lombardo è che nel complesso il governo abbia preso tempestivamente bene in mano la situazione su quelle particolari zone rosse, non posso pronunciarmi, e che le regioni abbiano agito chi meglio, chi meno bene, e la Lombardia questa volta evidentemente ha avuto qualche defiance, altre regioni sono andate meglio. Mi sembra che sia molto importante, a parte gli aspetti penali, che ci sia una valutazione attenta di che cosa ha funzionato, che cosa no, e forse per il futuro anche un raccordo più chiaro, più forte tra competenze nazionali e competenze regionali, e vorrei dire anche competenze europee. Certo, perché soprattutto in questo momento. Giovanni Floris, Salvini sta attaccando Conte e il governo da quando è cominciata questa storia dell'inchiesta, no? E ha detto Conte almeno chieda scusa ai parenti dei bergamaschi morti, perché Salvini dice spettava, era dovere del governo istituire la zona rossa. Ora vediamo che anche la stessa PM dice che lei non ha detto questo, che non è così. È tutto così chiaro? No, non è chiaro. Anche Salvini, mi pare, a metà aprile aveva detto adesso è di cattivo gusto indagare mentre si combatte. Quindi diciamo oggi sperava di cavalcare probabilmente il fatto che fosse Conte a discutere, a dibattere con la PM. Poi la PM si è corretta, anche la PM questa volta ha detto il contrario di quello che aveva detto l'altra volta, quindi chiaro non è. Probabilmente la PM doveva mantenere maggior riservo, Salvini non doveva cavalcare. Si riapre l'ennesima stagione della giustizia in politica, è inevitabile. Da adesso probabilmente ogni singola decisione presa da politici, amministratori, singoli medici potrà essere sottoposta al vaglio della magistratura. È in qualche misura inevitabile. È inevitabile perché se hanno rilevanza penale delle decisioni prese devono essere sanzionate. E nella nostra cultura, no? Noi abbiamo reagito, quando è arrivato il virus, abbiamo reagito in maniera diversa da Trump, da Johnson, che hanno detto è una fatalità. Noi non abbiamo detto una fatalità, noi abbiamo detto salvate le vite. In noi il concetto di responsabilità c'è. La responsabilità ha un aspetto prima, quando si vanno a salvare le vite, e dopo, se non si sono salvate. D'altronde, mi pare che i dati dicessero che a Codogno c'è stato un incremento di mortalità del 350%, in Valseriana 700%. Quindi qualcosa
ci deve essere. È facile spiegarlo? No. Riuscirà la magistratura a sapere che cosa è successo e di chi è la responsabilità? Secondo me no, perché è difficile capirlo anche per gli scienziati. Però è inevitabile che parta un processo. Che partano, che siano avviate delle inchieste. Sei d'accordo, Severnini? Secondo te questa inchiesta servirà a fare chiarezza oppure a rendere l'opinione pubblica ancora più confusa e magari anche diffidente nei confronti della politica? Chiarezza. Io ovviamente mi auguro di sì, come tutti. Temo di no. Credo che questo il pubblico ministero Rota, nome bergamasco doc, ce la metterà tutta naturalmente, però ho la sensazione che salterà fuori, posso sbagliarmi, che sia il governo che la regione avevano la facoltà di dichiarare la zona rossa, ma nessuno dei due aveva l'obbligo di farlo. Se così fosse, finisce nella solita situazione italiana in cui ci sono tanti responsabili e nessun responsabile, e in questo momento è una questione, è una cosa che gli italiani digerirebbero male. Aggiungo che io ho casa in Val Seriana da quando sono nato, ad Orga, Bratto, e quel 7 marzo io tornavo verso la pianura da casa in Val Seriana e ricordo l'esercito a Alzano e a Nembro, ed era tutto strano perché l'esercito lo manda il governo, ma è anche vero che le zone rosse, ricordiamolo, in Emilia e in Veneto le hanno dichiarate le regioni, quindi vedi, di fatto tutti e due avrebbero avuto questo potere, quindi temo che si avvia una discussione complicata di cui non avremmo tanto bisogno. Sì, comunque poi insomma tutto questo alimenta anche i veleni della politica, la propaganda politica. Presidente Monti, quindi diciamo domani si aprono questi stati generali tanto voluti da Conte in un clima probabilmente non facilissimo, sono stati generali sull'economia. Lei non è stato invitato, ma vorrebbe dare comunque un consiglio al Premier? No, non vorrei dare consigli non richiesti, ma non oserei non rispondere a una domanda sua. Allora, l'impressione che io... Anzitutto vorrei dire una cosa sul Presidente Conte, che mi sembra importante. È un uomo di buon senso, che è una qualità rara, soprattutto nella compagine da cui proviene. È un uomo di buon senso, e però non si sa in quale senso, che è diventato Presidente del Consiglio senza che nessuno conoscesse una sua visione del mondo, dell'Europa, dell'Italia, dell'economia, della società. Vorrei dire con la simpatia che ho per lui, forse tutti quei giri per le biblioteche universitarie negli anni precedenti andavano anche alla ricerca di una visione. Ma forse l'ha agevolato il non avere una visione, perché così ha potuto presiedere due governi con visioni opposte. E allora adesso, rispetto agli stati generali, che cosa direi? Che in genere chi non ha una visione propria molto marcata è predisposto all'ascolto, e questo sarebbe opportuno, e credo che lo farà con attenzione e bene. Poi l'unico consiglio che gli darei: alla fine di questo esercizio si faccia una visione che espliciti con una convinzione, in modo da dare almeno l'impressione che quella è la sua visione. Lungo, complicato lavoro, credo, Presidente Monti, nel senso che poi sono tante le suggestioni che arrivano al governo in queste settimane, in questi mesi, pensiamo solo alle tante task force, a quella di Colau con più di 100 progetti e riforme da realizzare, e insomma, poi alla fine bisognerà appunto decidere che fare e in base a una... Ha una visione, certo, ha naturalmente ragione. Ma Presidente Monti, la interpello qui anche da economista, ovviamente, perché lei sa che l'Italia sta spendendo molti soldi in deficit e ne spenderà ancora tanti probabilmente. Quanto può reggere il nostro paese con un debito pubblico che va oltre il 150%?
Dipende da cosa facciamo con questi soldi. Noi in passato, complessivamente parlando, abbiamo destinato risorse con debito, facendo debito pubblico, per trasferimenti che sono stati guidati più dalla intenzione di accaparrarsi consensi a scopo elettorale che non dall'intenzione di fare investimenti anche sociali che servissero alle generazioni future. Se anche questa straordinaria occasione generata da una terribile vicenda per noi e per il resto d'Europa, se anche questa straordinaria occasione la perdessimo, nel senso che utilizzassimo i molti denari che saranno a disposizione senza un disegno preciso e una modalità di esecuzione rigorosa, allora quel debito peserà doppio e peserà triplo. Ecco perché io credo sia sbagliato nell'interesse nazionale italiano vedere qualsiasi forma di condizionalità come se fosse una dannazione celeste o infernale. Una buona condizionalità che ci induca, e che induca anche gli altri paesi, a fare queste cose per bene è una cosa di cui abbiamo bisogno come dei soldi, forse più che dei soldi. Ecco, una buona condizionalità, Giovanni, dice il presidente Monti. Diciamo, già ormai la parola condizionalità, MES, diciamo, suona malissimo, ma non c'è dubbio che, insomma, se dobbiamo spendere tanti soldi, che vengano spesi al meglio, ovviamente. Ma in questo senso, gli Stati Generali serviranno a rilanciare davvero l'economia con dei progetti poi concreti, oppure sono soprattutto un espediente per il Premier Conte per rilanciare la sua immagine? Beh, l'immagine è alta, sta rischiando di farla scendere in questo modo. Probabilmente, diciamo, io almeno, quella che è la nostra esperienza politica, bisognava fare il contrario. Prima incontri tutti, arrivi a un piano e poi li esponi a Villa Panfili. Lui sta partendo dal chiamare tutti a Villa Panfili, qualcuno gli dice no, qualcuno non può andare, qualcuno dice vado ma non mi piace, sta rischiando. Ora, Conte è salito molto, no, nella fiducia degli italiani. Io stesso sono contento che abbiano gestito Conte Speranza una crisi del genere, non Donald Trump e Boris Johnson. Quindi, diciamo, fino a che la scelta era tra l'irrazionalità, tra l'emotività, tra l'arroganza e il buonsenso e la pacatezza, Conte li ha saputi impersonare. Adesso probabilmente gli è slittata la frizione, cioè sta esagerando. Adesso pacatezza di nuovo. Di nuovo buonsenso, di nuovo lentezza. Questa è un'occasione probabilmente unica per la nostra generazione di vedere arrivare così tanti soldi. Allora bisogna gestirla forse con meno vampate e tornando alla gestione serena, calma e pacata di quella che è la politica, anche concertata, anche con le parti sociali, anche con le opposizioni. Ma tu non puoi invitare le opposizioni senza sapere se ti dicono sì o no. Come era, agli avvocati, no? Si spiega, non fare mai una domanda di cui non conosci già la risposta, lui l'ha fatta. Lui dovrebbe essere, ed è un avvocato anche molto abile, pare. E, Severnini, è slittata un po' la frizione al presidente del Consiglio Conte, tu che idea ti sei fatto? Mi sono fatto l'idea che lui abbia le idee un pochino confuse, perché quello che ha detto Giovanni è vero, cioè sembra tardi per fare gli Stati Generali, c'è qualcosa di un po' 5 Stelle vecchia maniera, questa assemblea, questa riunione, che è una bella cosa, tra l'altro magari ci sono state novità nelle ultime ore e le ho perse, a questo punto fatelo pubblico, voglio dire, queste sì, opinioni non fatele a porte chiuse, tanto non sono generali. Riunioni... E questa è una cosa importante, allora fateci almeno sentire cosa dite. Tra l'altro c'è talmente tanta gente che uscirà fuori tutto, poi uscirà fuori a pezzi e si capirà meno, e comunque il Presidente del Consiglio di tutto questo deve fare una sintesi. La sintesi è una spremuta di pensiero, è un regalo che facciamo agli altri, tocca a lui questa volta. Io ho letto, l'ho tenuto qui, guarda, il rapporto Colao, ok? L'ho letto tutto, io leggo quei pastelli colorati, ci tengo. Allora, qui c'è tutto. Allora, tu fai la task force, chiedi a Vittorio Colao e a tutti gli altri di riunirsi. Questo è un programma di governo quasi, è un grosso aiuto. Allora, perché l'hai fatto? Io non riesco a capire.
assomiglia molto a quello che dovrebbero fare gli Stati Generali. Vogliamo smettere di consultarci e decidere? Forse è ora, perché se non facciamo la riforma fiscale, per esempio questa volta, se non riformiamo la sanità e i medici di famiglia di cui ho scritto stamattina sul Corriere, questa volta che ci sono i soldi, noi questa roba qui non la facciamo più, deve essere molto chiaro. Presidente Monti, meno chiacchiere, più progetti e poi più decisioni, noi non sappiamo, il Presidente del Consiglio Conte, quanto davvero stia pensando a formare un suo partito politico. Lui ha smentito, comunque per il momento c'ha sicuramente altro cui pensare, e viene dato, come lei sa, in base ai sondaggi, un partito di Conte attorno al 15%. Siccome Conte ha detto che lui vuole restare in politica, per continuare a restare in politica deve per forza di cose prima o poi fare un suo partito? Non credo una persona che è stata due volte Presidente del Consiglio senza essere prima conosciuto al di fuori di cerchie ristrettissime, evidentemente ha altre doti che forse lo fanno apprezzare proprio in quanto persona non schierata. Ma quello che ha detto prima Beppe Severgnini sulle porte chiuse mi induce a una battuta che non riesco a trattenere. Forse questi stati generali, dato l'alto livello dei relatori e le porte chiuse, possiamo chiamarle la Bilderberg dei 5 Stelle. Ma torniamo al Presidente del Consiglio. A me piacerebbe che tutta l'attenzione, anch'io ci ho messo la mia, perché è un fenomeno interessante quello di Conte, adesso sull'ipotesi che Conte faccia o non faccia un partito, cerchiamo di, se posso permettermi, elevarla un pochino, cioè quasi tutti i commenti, naturalmente qui siamo in un ambiente nel quale io vengo molto volentieri quando lei mi invita e invita questi co-partners alla discussione, perché si va sul merito dei problemi, ma gran parte dei commenti che abbiamo letto in questi giorni sono: ma conviene o no a Conte farsi il partito? Quasi per dargli consigli. Piacerebbe che in questi casi la discussione ingaggiasse la personalità nel dire: potrebbe essere una cosa interessante, ma per quale visione, con quale progetto e perché restare in politica o andarsene? Ecco, io penso che ogni persona che più o meno casualmente, senza averlo pianificato e desiderato per una vita, si trova in una posizione come quella occupata adesso dal Presidente Conte, abbia anche dei doveri, come l'ho sentito io a mio tempo, di specificare la sua visione e i suoi progetti e la sua volontà, la sua disponibilità o meno di fronte all'opinione pubblica. Ecco, voglio solo chiedere rapidamente a te, Giovanni, e anche a Beppe. Voi pensate che lo farà il suo partito, Conte? Se servirà lo dovrà fare. Siccome preimmagino, se vuole continuare a fare politica, sarà parte dell'area che si contrapporrà al fronte populista. Se i suoi voti saranno utili, immagino si troverà un po' per scelta, un po' costretto, un po' per volontà, un po' per i motivi che diceva il professor Monti, si troverà a doverlo fare. Magari gli andrà, magari non gli andrà, magari andrà bene, magari andrà meno bene di quello che si pensa, però sarà una necessità, dici, a un certo punto. Può essere che se l'alternativa al fronte populista si costruisce, è difficile immaginare che un'alternativa al fronte populista faccia meno di Conte. Poi che sia rappresentante dei 5 Stelle, leader dei 5 Stelle, sia un indipendente nel PD, comunque dovrà avere la forma più utile a vincere le elezioni. Tu, Severgnini, cosa pensi? Penso che Conte non sia adatto a condurre un partito, credo che non nel suo interesse, ragione il senatore Monti, ma nell'interesse di tutti lui sia più utile al Paese a fare magari il Presidente della Repubblica, se ci riuscirà, un ruolo per cui, tra l'altro, lo dico, ma sa che lo penso, anche il senatore Monti sarebbe adatto, anche Enrico Letta sarebbe adatto. Questo tipo di personalità, secondo me, non sono adatte,
lo sa il senatore Monti, ai tempi di Scelta Civica io avevo molte perplessità, temevo che andasse come poi è andata, perché ci sono delle personalità politiche, intellettuali, che nella democrazia degli ultimi 10 anni non vanno bene, perché non urlano abbastanza, forse gli sto facendo anche un complimento. Occorrono altre personalità, guardate quello che succede un po' dappertutto, che non vuol dire buoni e cattivi, vuol dire che secondo me Giuseppe Conte, Mario Monti, Enrico Letta, potrei andare avanti, ma non molto, sono più adatti ad altri ruoli, che infatti hanno occupato. Presidente Monti, lei ha detto che i commentatori della politica incoraggiano la scaltrezza e la furbizia, non il buon governo. Ce l'ha con noi? Perché? Ho già detto parole che penso e al tempo stesso gentili nei confronti della nostra ospite di questa sera e dei suoi invitati. No, però noi italiani amiamo lo sport, ma soprattutto la battaglia sportiva e la battaglia condotta senza esclusione di colpi. Il nostro ideale è il Palio di Siena, una cosa che farebbe rabbrividire, a parte che è straordinariamente bello, ma qualsiasi... forse vengono da tutto il mondo a Siena proprio perché è una cosa di sregolata bellezza, del tutto al di fuori di un codice di qualsiasi tipo. Ebbene, già siamo fatti così noi e i commenti giornalistici di solito non mirano a capire se uno si spende o non si spende in quello che lui ritiene essere l'interesse generale. No, se non fa il proprio interesse particolare, politico, non dico questione di comportamenti illegittimi o di denaro, ma se uno non coltiva il suo particolare interesse politico, come si dice a Milano, è un pirla. E l'ipotesi che uno, magari essendo pirla, abbia però in qualche fase della sua vita il desiderio di servire l'interesse generale, di quello che ritiene essere l'interesse generale, anche a scapito del proprio interesse, questa casella non è neppure contemplata. Giovanni Floris. In qualsiasi attività dell'essere umano ci sono i commenti più acidi, più antipatici e più gretti, anche nel scendere in politica, ma anche nel lavorare in ufficio, nel fare qualsiasi servizio. Ma non sarà un po' che gli italiani piacciono di più quelli più scaltri, ma no, più furbi? No, ma alla fine no. Alla fine quando si va a votare, quanto pare no, anche se è vero che siamo stati presi tutti per un po' dalla malattia di sognare la scorciatoia, no? Il giovane brillante Renzi, l'imprenditore ci penso io Berlusconi, il comico geniale Grillo, l'uomo dal pugno duro Salvini. Però sono fasi, poi magari si torna all'uomo pacato e poi magari non va bene neanche quello. Ma poi non va bene neanche quello, Severnini. Tu che idea hai in proposito? Che la fase di cui parla Giovanni è una fase lunga, ne ha citati 4 in Italia, posso aggiungere Trump in America, che io ogni volta che ci penso non ci posso credere che abbiano eletto un presidente come lui, penso ai miei amati britannici che hanno scelto Boris Johnson, che davvero è completamente diverso ed è un grande venditore di se stesso e è riuscito a sfondare in un paese che sembrava immune da questa cosa, sembrava il paese perfetto per un partito del senatore Monti. No, anche là è arrivato Boris Johnson, e per non parlare degli altri paesi. L'eccezione è la Germania, ma la Germania è un'eccezione per tante cose, lo sappiamo. Quindi io vorrei davvero che noi tutti votassimo il merito, votassimo le proposte, votassimo i programmi, votassimo l'affidabilità, che è una parola bellissima. Temo che noi votiamo con la pancia e le cose che ho detto escono dalla testa. C'è una differenza geografica fra le due parti del corpo. Presidente Monti, ho visto che sorrideva, rapida replica. No, prima che Beppe si riferisse alla Germania, stavo dicendo l'unico uomo o donna di Stato che sarebbe stato in cima alle nostre deprecazioni nazionali fino a poco tempo fa era la Merkel, l'unica che non governa nel modo che adesso stiamo
esecrando. Il problema, aggiungo, per l'Italia è che però siamo convinti, e anche gli elettori lo sono, che la simpatia degli elettori la si conquista coi soldi dello Stato, e questo crea un problema. E questo crea un problema anche se in questo momento c'è bisogno di tanti soldi pubblici, naturalmente legati a dei progetti concreti. E le riforme ci chiederanno, i cittadini le chiedono, le devono chiedere, delle riforme importanti e urgenti che si potrebbero già fare subito senza il bisogno degli Stati Generali. Ce lo spiega bene Paolo Pagliaro. Pochi secondi di pubblicità e poi il punto. Essendo occupati a fare le pulci al piano Colao, troppo ambizioso per alcuni, troppo generico per altri, troppo invadente per tutti, in pochi si sono accorti che in questi giorni è decollata una riforma attesa da molti anni, il processo penale telematico. L'annuncio del Ministero è di ieri, ma la sperimentazione andava avanti già da qualche settimana al Tribunale di Napoli, dove dopo la conclusione delle indagini preliminari, gli uffici della Procura potevano ricevere online le memorie e le istanze degli avvocati. Una novità propiziata dall'accordo tra Camera Penale, Consiglio dell'Ordine e Procura. L'esperienza pilota di Napoli verrà gradualmente estesa ai tribunali di tutta Italia. L'obiettivo è di introdurre modalità digitali in ulteriori segmenti del processo penale in un percorso che il Ministero della Giustizia giudica ormai irreversibile. È una buona, anzi un'ottima notizia, anche alla luce dell'indice di digitalizzazione dell'economia e della società, acronimo DESI, pubblicato sempre ieri dalla Commissione europea. Nella classifica dei 27 paesi dell'Unione, l'Italia figura al 25esimo posto. Paghiamo livelli di competenze digitali molto bassi, un numero di informatici e ingegneri molto al di sotto della media europea e un modesto utilizzo dei servizi online, compresi i servizi pubblici. Siamo in chiusura, grazie Presidente Monti, grazie Beppe Severnini, grazie Giovanni Floris. Grazie spettatrici e spettatori, e vi lascio a Diego Bianchi e alla ultima puntata di Propaganda Live, che non vi dovete perdere. Ci saranno tra gli altri Enrico Letta, Zero Calcare, Frankie High Energy, e ci saranno anche i genitori di Giulio Regeni. Quindi state con noi e noi come sempre ci vediamo domani 8:30. Grazie, arrivederci.